sapete, presenterà il prossimo Festival di Sanremo. È una sorpresa anche questa, Vincenzo Mollica in diretta dall'Auditorium del Foro Italico. Buonasera sì. A te, buonasera Raffaella, naturalmente, congratulazioni. Buonasera, la sorpresa c'è. Maria Luisa. La sorpresa c'è, ma lo si sa ormai da un po' di giorni, Raffaella Carrà presenterà il Festival di Sanremo. Da caramba che fortuna, al Festival di Sanremo ormai il passo è breve, ma soprattutto finalmente sono riuscita a convincerti. Devo dire che Sergio ha fatto una grande operazione, perché c'è una grande emozione a fare Carramba in questo auditorium bellissimo. A Sanremo però ce n'è un'altra, ma diversa, e quindi ho sempre cercato di evitarla, ma questa volta sono molto contenta perché cosa ti ha convinto? Iapino. Ecco, ho detto la verità. La risposta è chiara. No, ma io onestamente devo dire questo, guarda, che penso che il Festival di Sanremo, Festival, anzi già devo imparare a dire bene il nome. Giusto. È una cosa, per carità, meravigliosa, ma è la festa della musica, e per questo io spero di essere una gentile padrone di casa, divertendomi molto con Fiorellino, perché Fiorello... Beh, Fiorello sarà la persona che ti sarà a fianco. Mi sarà veramente accanto, e poi soprattutto, ecco, spero che scelgano delle canzoni meravigliose, perché escano 3 o 4 talenti internazionali come sono stati Ramazzotti, Pausini e via che va. Mi piacerebbe essere, come posso dirti, partecipe in questa cosa, che ovviamente le canzoni non le scelgo io, no? E che però nascano delle nuove stelle. Un'altra allora, sfida bello. Insomma per Raffaella Carrà. Ma a me piacciono le sfide, Vincenzo, a te. Bene. Pure però. La linea Maria Luisa Busco. Allora, più tardi, ci vediamo fra poco. Senz'altro.